È partito Frosinone Lazio, un'occasione importante per la squadra biancoceleste che cerca naturalmente in questo posticipo 3 punti d'oro per il proprio cammino in campionato e soprattutto chiede sempre palla, si fa vedere, si fa notare al limite dell'area di rigore. Vediamo Caicedo che ci prova, la parata di Sportiello, ha calciato di sinistro, ancora una volta non forte, recupera il pallone, salta un avversario, si porta al limite dell'area di rigore, serve Luis Alberto, c'è spazio per avanzare, ancora Luis dentro per Caicedo, si gira Caicedo, bene il tiro, deviato da Capuano, poi ancora Badel, Luis Alberto, pallone sulla sinistra per Durmisi, dentro per Immobile, limite dell'area di rigore, Ciro prova il destro, pallone che termina di poco al lato. Caicedo intanto in area di rigore, il tiro, rete, rete, e il gol di Caicedo, e la Lazio in vantaggio, Caicedo se l'è portata sul sinistro e poi finalmente di potenza in sacca alle spalle del portiere Sportiello. Frosinone 0 Lazio 1, 35esimo, il gol di Caicedo, siamo in vantaggio. Si trova Immobile, parte Ciro, fascia sinistra, in velocità, prova a saltare l'avversario, arriva al limite dell'area di rigore, Parolo taglia dentro, pallone per lui sul secondo palo, aggancia il pallone Marco Parolo all'indietro per Marusic, conclusione che finisce in curva. Badel bravo, poi Luis Alberto, ancora Badel, vediamo Caicedo, avanza al limite dell'area di rigore, palla per Parolo, fascia destra, Parolo prova il destro, la parata, poi Caicedo ci è andato con la suola e pallone che termina sul fondo. No, no, non, la suola mai, mai, non so come l'ha presa, peccato perché era un tapin vincente. Ciro una pallaccia a metà campo e permette a loro di ripartire, attenzione alla palla in profondità, Pinamonti tutto solo, sbaglia sul secondo palo calciando sul fondo e ci grazia in questo caso perché eravamo messi malissimo su una palla persa da Immobile, il contropiede del Frosinone con la conclusione alta sopra la traversa. Attenzione ancora Pinamonti, la parata di Stracoscia con i piedi, poi Cipsa ci prova ancora con il destro, palla alta, un paratone, un miracolo vero e proprio con i piedi. Chiama palla Lulic, ma Parolo tiene palla, prova il pallonetto sbagliando il pallone in avanti per Lulic che poi commette fallo, calcio di punizione per il Frosinone, ma finisce qui la Lazio batte il Frosinone 1-0 col gol di Caicedo nel primo tempo e porta a casa 3 punti d'oro per il cammino europeo della Lazio dopo i 120 minuti. Dopo i 120 minuti con l'Inter, anche oggi è stata una battaglia, tutti stremati, bisognerà valutare le condizioni di tutti i calciatori perché fra 3 giorni si scenderà ancora in campo, ma oggi l'importante era vincere e la Lazio si porta a casa un successo d'oro, battiamo il Frosinone 1-0 grazie a Caicedo.